Grazie signora Presidente. È un provvedimento importante questo che ha sostanzialmente, diciamoci la verità, due finalità. Nonostante il nome, si chiama decreto sicurezza, è un decreto che vuole proprio in modo deliberato creare insicurezza, perché è evidente che se tu non crei integrazione crei marginalità, crei propensione al crimine, crei una situazione di tensione, ed è evidente che tutto questo viene fatto perché la forza politica che si è fatta promotrice di questo provvedimento ha lucrato e lucra su una situazione di percepita insicurezza, perché noi sappiamo bene che i migranti, gli sbarchi sono diminuiti, che i reati sono in diminuzione, ma c'è qualcuno che ha intenzione, un'intenzione politicamente motivata di soffiare sul fuoco, perché questo crea del consenso elettorale, e quindi questa è una motivazione. La seconda, quella che però mi preoccupa di più, signora Presidente, è quella legata al tentativo di cambiare culturalmente questo paese. Questo è un paese che si sta trasformando. L'episodio di Ragusa, di una donna eritrea con una bambina piccola che viene aggredita in un ospedale con persone che le dicono che porta malattie, è un segno grave della decadenza del dibattito pubblico su questi temi. Ma vi faccio un altro esempio. Ricorderete tutti che qualche settimana fa, quando scoppiò il caso dei bambini di Lodi, l'amministrazione comunale di Lodi a guida leghista ha creato un apartheid tra bambini italiani e bambini stranieri, ci fu un nostro connazionale che andò in televisione a dire che i bambini stranieri sono delle zecche. Ora è chiaro che quando si va in televisione da sconosciuti ci si va per acquisire il consenso di amici, parenti, conoscenti, colleghi di lavoro, in genere ci si va per fare bella figura. Ebbene, in questo paese siamo al punto che per fare bella figura si dice che i bambini sono delle zecche. Ecco, io penso di rifiutarmi, io mi rifiuto di vivere in questo paese e penso che questo Parlamento, a partire dai colleghi del Movimento 5 Stelle, dovrebbe rifiutarsi di vivere in un posto dove si va in televisione a dire che i bambini sono delle zecche. In questo ordine del giorno, signora Presidente, si parla di paesi sicuri, paesi cioè dai quali si viene e quindi, poiché sicuri, non si ha diritto alla protezione umanitaria. Signora Presidente, lei è stata Ministro delle Pari Opportunità e ci è capitato di lavorare insieme sui temi dell'orientamento sessuale. Io sono una persona omosessuale e le assicuro che in molti paesi che verrebbero definiti come sicuri non mi sentirei sicuro per niente. Ed è vero che il sottosegretario Molteni mi direbbe oggi che io avrei la possibilità di far valere il mio caso personale, ma le posso dire una cosa? Io non mi fiderei dell'esame di questo governo della mia domanda e ho buoni motivi per farlo, perché questo è un governo e una maggioranza che nomina la senatrice Pucciarelli, indagata per istigazione all'odio razziale, come presidente della Commissione diritti umani con il voto del Movimento 5 Stelle. Questo è un governo che introduce in questo provvedimento la cittadinanza a scadenza come il cartone del latte, una cittadinanza che può essere revocata. Se sei italiano da 6 generazioni non è revocabile, se sei un italiano da poco la tua cittadinanza vale meno, sei un cittadino di serie B. Questo, signora Presidente, si chiama apartheid. E quando il ministro dell'Interno parla di negozi etnici che devono chiudere alle 21, la norma viene fortunatamente modificata dalla saggezza di queste Camere, ma questo esecutivo parla di negozi etnici, mi permetto di ricordarle, signora Presidente, che era dal 1938 che nessuno schedava i nostri negozi sulla base dell'origine etnica del proprietario. E allora, quando l'articolo 7 bis parlate di paesi sicuri, che le assicuro, sottosegretario Molteni, sicuri non sono per niente, almeno impegnatevi a verificare quella lista che si è aggiornata continuamente. Non c'è neanche un accordo a livello europeo per quella lista di paesi sicuri. E quando l'Europa finalmente si riunisce e si unisce su un documento complessivo, voi venite qui a sfiduciare il Presidente del Consiglio. Non mi stupisce se il sottosegretario Spadafora, un suo successore, signora Presidente, dice che per stare in questo governo bisogna turarsi il naso, dice che voi 5 Stelle avete rinunciato ai vostri valori e vi sentite dispersi, e disperso il vostro elettorato. Ma c'è soltanto un modo per smettere di turarsi il naso, signora Presidente, per il sottosegretario Spadafora è dimettersi, per il Movimento 5 Stelle è recuperare la propria libertà e la propria dignità. Se nessun altro chiede di intervenire, pongo in votazione.
Onorevole Rizzetto, prego. La ringrazio, Presidente. Vede, io, Presidente, ho ascoltato con moderazione.